Massimo Manfredi, è la terza volta che ti trovi a doppiare un film di Don Hall. Per caso è cominciato un rapporto collaborativo, di amicizia, con questo grande regista americano? Ma di amicizia no, però di grande conoscenza, perché ormai siamo una coppia inseparabile, quindi diciamo che tutte le sue dinamiche, il suo modo anche di girare, di filmografare, come si suol dire, insomma è abbastanza... ormai lo conosco abbastanza e quindi riesco insomma a rispettare tutto quello che lui riesce a fare. Ormai sei uno staranomista delle direzioni Disney. Tra Disney e Pixar, qual è più difficile doppiare? Chi ti dà più libertà creativa come direttore? Guarda, tutte e due sono tutte e due grandissime case, perché sia Pixar che Disney Animation, insomma, quando fanno qualche cosa fanno sempre al top, sempre alla grandissima, diciamo, e quindi mi mettono sempre in condizioni di fare delle cose meravigliose. Come dico sempre io, siamo una grande famiglia, una grande casa dove la qualità è vera, è reale e ci danno la possibilità di farla. Oggi abbiamo incontrato alcuni talent di questo film, possiamo invece parlare degli altri che non erano oggi presenti? Oggi li presenteremo tutti, abbiamo nel resto del cast, a parte Marco Bocci, Francesco Pannofino, abbiamo Valentina Stredini, Cristiano Esposito, Nanni Baldini, Lucy Campeti, Nanni Baldini già l'ho detto, Andrea Manfredi, Ezzedine Ben Chissa, tanti che però oggi poi presenteremo e avremo la fortuna di conoscere. Grazie e buon lavoro. Grazie a te. Eccoci.